quando il 19 settembre del 1956 un romagnolo di appena 23 anni, ancora dilettante, stabilì il nuovo primato mondiale dell'ora, battendo al Vigorelli il limite fatto segnare da un colosso quale Jacques Anquetil, divenne a tutti chiaro che ci si trovava di fronte a un altro gigante, capace di segnare un'epoca. Del resto delle qualità straordinarie di Ercole Baldini si erano accorti subito anche i corridori professionisti della sua zona, quando era ancora un ragazzino: Vito Ortelli, Aldo Ronconi, Giuseppe Minardi, che lo avevano incontrato casualmente mentre andava in bici a scuola, saggiandone forza e resistenza, lo avevano incoraggiato a intraprendere la carriera ciclistica. Il consiglio non cadde nel vuoto, nacque così la leggenda del treno di Forlì. Fenomenale in pista come inseguitore, straordinario su strada, meno di 3 mesi dopo il record dell'ora, ai Giochi Olimpici di Melbourne conquistò l'oro nella prova in linea staccando tutti. L'anno successivo iniziò la carriera professionistica e l'incipit non fu banale. Fu terzo al debutto al Giro d'Italia, alle spalle di Gastone Nencini e Louison Bobet, davanti a Charlie Gaul, e con un successo di tappa, manco a dirlo a cronometro, a Forte dei Marmi. Ercole Baldini non era solo un fortissimo passista, capace di imporre il ritmo nelle prove contro il tempo, ma un corridore completo, competitivo in salita, oltre che un grande fondista le cui qualità si sposavano perfettamente con le gare a tappe. L'anno successivo, il 1958, fu il migliore nella carriera di Baldini e fu proprio il Giro d'Italia a consacrarne ulteriormente la grandezza. Vinse 4 tappe, 2 a cronometro e 2 in linea, sconfiggendo contro il tempo prima e in salita poi un certo Charlie Gaul. Dopo una fugace apparizione in rosa alla seconda tappa, conquistò nuovamente il simbolo del primato alla 15ª a Bosco Chiesanuova e non lo lasciò più fino a Milano. Sul podio con lui e Gaul salì il belga Brancat, secondo a 4 minuti. Egregio signor Ercole Baldini, da anni il Giro d'Italia e tutto il ciclismo nostrano aspettavano un campione come lei. Ci eravamo ormai abituati, ma molto a malincuore, alle vittorie degli stranieri. Ora leggiamo il risultato finale del Giro. 4 minuti a Brancat, 6 a Gaul, 9 a Bobet. Un trionfo, proprio come milioni di tifosi attendevano. Memorabile il titolo mondiale di Reims, conquistato con un attacco a 250 km dal traguardo con Bobet, Nencini e Fortig, fino a restare solo nei 50 km finali. Vinse anche 2 titoli italiani, 4 trofei baracchi, un Gran Premio delle Nazioni, una splendida tappa di montagna al Tour. Se Ercole è sinonimo di forza nell'immaginario comune, Baldini resterà per sempre sinonimo di classe ed eleganza nella memoria di quanti hanno seguito la sua straordinaria parabola sportiva.